casa, due set, i primi due dove ci è mancato poco, perché il punteggio testimonia che eravamo lì. Poco. Cos'è quel poco che ci è mancato? E il poco è, secondo me, quella cosa che fa la differenza. E lo dobbiamo andare a cercare dentro di noi quel poco, non è fuori, non è una questione di tecnica, di tattica, di tante cose. Quel poco è la voglia di uscire da una situazione complicata e andarti a portare a casa la palla che può valere una partita. Oggi nel primo set abbiamo avuto 3 o 4 occasioni nitide e poi le abbiamo sprecate. Nel secondo set abbiamo avuto ancora delle occasioni molto nitide e le abbiamo sprecate di nuovo. Poi va dato merito all'avversario, va dato all'avversario che ha giocato una gran partita e quello è fuori discussione, con tutti gli attaccanti principali della squadra avversaria hanno fatto le pentole e i coperchi, cosa che i nostri attaccanti non sono riusciti a fare uguale, ma sono delle partite che vanno così, no? Domenica scorsa siamo riusciti noi a fare una serie di muri incredibili contro Modena, oggi li abbiamo subiti e dire che li hai subiti bisogna anche capire il perché li hai subiti, hai giocato con la testa, hai giocato senza testa, ci hai provato fino in fondo, eri nella partita, sono quelle cose che fanno la differenza, ripeto, il come affronti la gara e quello che tu metti nella squadra per risolvere le situazioni, questo credo che sia quello che fa la differenza.